L'estate è finita purtroppo, però siamo prontissime per proporvi un sacco di ricette veramente deliziose. Esatto Katia, ciao a tutti e bentornati a un nuovo video di Nutrizione Consapevole. Oggi parleremo dei legumi, non è ancora arrivato l'inverno, quindi di solito siamo abituati a utilizzare i legumi sotto forma di zuppe e oggi troveremo invece delle ricette alternative e un po' più fredde. Perfetto, qui davanti a me vedo tre legumi. Abbiamo ceci, Ellie mi ha portato lenticchie e fagioli bianchi cannellini, quelli un po' lunghetti, buoni buoni, esatto, morbidi. Esatto, e un legume nascosto perché anche i fagiolini, che di solito utilizziamo come verdure, effettivamente perché hanno un valore calorico molto basso e quindi circa un 31 kcal su 100 grammi rispetto ai 350-320 dei legumi, e quindi da legume a legume cambiano le calorie, le utilizziamo come verdure ma sono effettivamente dei legumi. Allora, noi abbiamo utilizzato legumi in barattolo già pronti, quindi facilissimo, si prende il barattolo, si scola dall'acqua, si sciacqua e fatto. Ma che differenza c'è tra i legumi in barattolo e quelli secchi che noi cuociamo? Allora, la differenza più importante è che una parte la dobbiamo fare noi, invece nel barattolo è già tutto fatto. Mi sembra giusto. Qual è la cosa importante? Che risparmiamo tempo con il barattolo. Io consiglio sempre il vetro perché il barattolo può rilasciare dei piccoli metalli. La differenza è che sono già salati all'interno del barattolo, mentre se li cuociamo noi da crudi, quindi da secchi, riusciamo a preservare meglio alcune vitamine e sali minerali. L'importante è che li teniamo in ammollo almeno nelle 12 ore e li cuociamo. Naturalmente sembra sciocco, nel senso che un legume crudo nessuno lo mangerebbe un fagiolo crudo, però c'è veramente anche nell'ammollo un significato. Perché? Perché all'interno dei legumi ci sono degli antinutrienti che senza questa preparazione iniziale potrebbero andare a ridurre l'assorbimento di minerali molto importanti, calcio, magnesio e soprattutto il ferro, che è molto presente nei legumi e che invece non verrebbero assorbiti a causa di queste sostanze che li legano e se li portano via. Ah, non lo sapevo, utilissima questa cosa. Ah, perfetto, quindi mi raccomando, mettete ad esempio in questo caso i ceci sempre in ammollo e poi li cuociamo. Esatto. Perfetto, quindi noi a livello di praticità oggi siamo al top perché abbiamo preso quelli in barattolo, naturalmente hanno un pochino più di sale dentro, però insomma se vogliamo qualcosa di super veloce ci sta anche questo. Iniziamo con la prima insalata di legumi con ceci, zucchine grigliate, menta e pomodorini. Allora, cosa facciamo? Io taglio i pomodorini e tu tagliuzzi un po'. Io tagliuzzi un po' le zucchine. Allora abbiamo fatto le zucchine semplicissime, grigliate, quindi proprio una preparazione lampo, poi butto tutto dentro, vero? Esatto, e poi in questo modo grigliando le verdure non andiamo ad aggiungere in cottura l'olio, ma l'olio va sempre solo a crudo, quindi anche dal punto di vista delle calorie riusciamo a mantenere un basso contenuto calorico. I pomodorini sono pomodorini normali, li tagliamo, io li ho tagliati in quattro, così almeno vengono piccolini piccolini. Diciamo che per ora può bastare, poi sulla quantità di verdure che vogliamo aggiungere, avendo poche calorie, qualsiasi tipo di verdura, in modo particolare le zucchine o la rucola ad esempio, possiamo anche abbondarne un po' di più, quindi aumentare la nostra porzione di insalata aumentando la quota di verdure. Menta, due foglioline per te, due foglioline, quante ne mettiamo? Allora, la menta è un'erba aromatica, io oggi l'ho portata dal mio giardino. Mi ha detto, porto io la menta, va bene, sì. È arrivata con questa menta colore, come si può dire? Sì, un colore diverso rispetto a quello che troviamo in non industriale. Verde brillante. È un verde un pochino più spinto. È un colore invernale. Invernale. Una menta invernale. Due ne ho messe. Due va benissimo, utilizziamo la menta sia per dare sapore, quindi il piatto risulta ancora più fresco, ma anche e soprattutto perché la menta è una erba aromatica digestiva, quindi che aiuta la digestione e che quindi può ridurre quegli effetti negativi prodotti nella digestione del legume. Molte persone non riescono a digerire bene i legumi, quindi possono presentare gonfiore o meteorismo in seguito all'assunzione di legumi. Perfetto, prima insalata, è super pronta. Veloce in quanti secondi direi, pochissimi, è pronta. Forse ci vuole quasi più tempo a grigliare le zucchine. Sì, infatti è la cosa più difficile, sì, più lunga. Allora, prima fatta, passiamo alla seconda con, che ne dici, lenticchie? Lenticchie. Facciamo la seconda con le lenticchie. Allora, seconda ricetta con le lenticchie, abbiamo
tre ingredienti, più facile di così, ecco, non esiste: lenticchie, rucola e carota. Carota mi fa venire in mente l'estate, anche se sta finendo, mi ricordava sì, bello. Fresca, sì, fresca, esatto. Rucola, come mai la rucola? Allora, la rucola è una verdura che presenta vitamina C, così come gli agrumi, naturalmente la rucola è in minore quantità, ma anche il prezzemolo, quindi quando pensiamo alla vitamina C pensiamo solo esclusivamente agli agrumi, invece anche le verdure ne presentano. Perché l'abbiamo inserita? Perché i legumi presentano una buona quantità di ferro. Il ferro del legume, che è di origine vegetale, è diverso dal ferro che noi troviamo nella carne, quindi di origine animale. È un ferro chiamato nonime. Questo cosa vuol dire? Che ha un assorbimento inferiore. Ma se noi inseriamo vitamina C, riusciamo ad assimilarlo meglio. Ah, vedi. Quindi, utilizzare verdure con presenza di vitamina C o erbe aromatiche come il prezzemolo o semplicemente un po' di succo di limone ci permette di assorbire con più facilità questo ferro presente nei legumi. Ah, vedi, notizia top. Quindi io già l'ho inserito, sono andata inserito, avanti. Io inserisco un po' di carotine. Guarda, proprio così, velocissimo. Bravissimo. Sono proprio crude, molto nature. Esatto. Per chi non ha voglia di cucinare, dice: oggi non ho proprio voglia di cucinare. Oppure ho poco tempo, quindi in questo modo riusciamo a preparare cose veloci. Noi naturalmente oggi vi stiamo dando delle alternative, ma le alternative con le verdure sono tantissime, quindi anche nei periodi invernali magari possiamo fare anche una ratatouille di verdure cotte. Ah, vedi. E quindi dal peperone, che è anch'esso ricco di vitamina C. Ecco, c'è dappertutto, esatto, ragazzi. Pomodoro, oppure anche inserire magari le zucchine cotte o le melanzane cotte e utilizzarle per condire i legumi. Eccola, è pronta, facilissima, scommetto che è anche molto molto buona. Sì, molto. E le condiamo alla fine, perché alla fine aggiungeremo degli ingredienti segreti che poi vi diremo. E passiamo alla ricetta numero 3 e ultima, quella con i fagioli cannellini. Nell'ultima e terza ricetta troviamo invece i fagioli cannellini, i fagiolini, il prezzemolo e i pendolini. I cannellini hanno un valore calorico leggermente inferiore rispetto al fagiolo borlotto. In base alla tipologia di legume che noi scegliamo, le calorie possono anche variare e soprattutto i nutrienti. Il legume è costituito sia da parte di carboidrato per la maggior parte, circa un 50%, e anche da una quota proteica. Naturalmente le proteine di origine vegetale, a differenza di quelle animali, non sono proteine ad altissimo valore biologico ed è per questo che magari dobbiamo associarle anche a dei carboidrati. Ah, quindi in questo caso vi stiamo facendo vedere delle insalate fredde di legumi anche per un pasto a ridotto quantitativo calorico, però in altri pasti più completi possiamo associarli a cereali o comunque a del pane. Ah, perfetto, quindi esatto, la famosa pasta e legumi, quindi pasta e fagioli, pasta e ceci, riso, sì, e piselli, e sono appunto degli abbinamenti che dal punto di vista proteico danno un profilo aminoacidico completo. E le proteine variano da un 21 a un 37% circa, quindi nella soia comunque ne abbiamo di più. Tagliamo anche il pomodoro. Perfetto, quindi come avete visto ricetta anche questa lampo. I fagiolini sono praticamente puliti, quindi abbiamo eliminato le due estremità, naturalmente lavati e lessati, quindi cotti in acqua con un pochino di sale, e poi una volta freddi vanno tagliati a pezzettini piccolini. Quindi questa è la preparazione molto molto facile. Ho tritato il prezzemolo, Leli adesso va coi pomodori e componiamo la nostra insalata. Bene, quindi aggiungiamo gli ingredienti e le nostre verdure, quindi prima i fagiolini, poi i pomodori. E in ultimo una spolverata di prezzemolo fresco, poco, senza esagerare. E mescoliamo il tutto. Allora, come vi avevo detto, andiamo con gli ingredienti segreti, che sono... Perché limone? Allora, il limone per l'assorbimento di ferro, quindi con la vitamina C rendiamo più biodisponibile il ferro nonime presente all'interno dei legumi. Ah, vedi, quindi lo mettiamo? In questo caso lo possiamo mettere in tutti perché va a gusto, però lo andiamo a inserire nei ceci dove non avevamo... Poco, ecco, non tantissimo. Esatto, non avevamo inserito né la rucola né il prezzemolo presente. Sì, effettivamente il limone è a gusto personale, quindi okay, può essere poche gocce oppure anche un pochino di più, anche mezzo limone. Io ho messo una decina di gocce, facciamo in test, poi se è poco lo mettiamo dopo. Esatto. Un pochino d'olio. Andiamo ad inserire un filo d'olio crudo. Esatto. Come versa una nutrizionista, l'olio è una cosa... Ok.
e abbiamo preso anche del sale. Naturalmente questi legumi sono legumi in vasetto, quindi già preparati e già salati, quindi noi non lo andremo ad aggiungere, ma a casa, se noi utilizziamo dei legumi secchi, possiamo comunque utilizzare una piccola concentrazione di sale per condire. Ta-da! Pronti? E adesso? Assaggiamo, come sempre. Ta-da! Allora, ci prendiamo altre cosine qua. Uno, due, queste sono, sì, tre. Sono forchette lunghissime. Ah, tre, no, sono in due. Va bene, due. Tu non puoi mangiare. Allora, sono forchette extra lunghe, bellissime, sono molto fiera di questa cosa. Allora, io vado con i cannellini, sono davanti a me. Io parto dalle lenticchie. Sentiamo. Buono. Molto buono, la carota come sempre super fresca. Io sento anche un po' di limone. Croccante, quindi un segreto in queste verdure... Nelle verdure scegliamo comunque sempre una parte croccante. Ah sì, perché deve dare un po' la differenza di consistenza. Come dicono su MasterChef. Esatto, un po' di differenza di consistenza. La lenticchia è più morbida, già i ceci sono un pochino più croccanti. Buona anche questa, la zucchina è proprio, ci sente molto. Hai sentito che buona la menta del mio giardino? Infatti, direi che proprio è la migliore menta che io avevo assaggiato. Allora, ti passo davanti. Intanto ho sentito un orologio che fa cucù, non è un effetto scenico, ma è proprio il nostro cucù di casa che fa. Anche questo è la più delicata di tutte. Sì, questo però è molto saporito. Sì. E questo è molto leggero dal punto di vista del sapore. A livello di, ma quanto è saporito e quanto è? Allora, questa è la più delicata. Questa è una via di mezzo, vero? Esatto. Mi dai confermo, sto dicendo boiate. No, è vero, e questo ha più carattere. E questo ha più carattere. Comunque la zucchina grigliata o comunque qualsiasi tipo di verdura grigliata tende a dare un pochino più sapore, un po' più intenso. Perfetto, quindi oggi sapete cosa dovete preparare per un pranzo al volo oppure per un contorno super veloce, perché lo possiamo anche abbinare magari a possiamo un anche abbinarlo, di carne, un po' di formaggio. Abbiamo detto, un po' di carne, un po' di pesce, formaggio magro. Sì, e uova. Il pesce sarebbe l'ideale. Ah, vedi? Perché ricordiamo che comunque il legume, non avendo tutte le proteine, tutti gli aminoacidi essenziali, possiamo accompagnarlo anche con un po' di pesce. Oppure se dobbiamo spingerci un po' di più sulla quota di carboidrato, con dei cereali, quindi farro, orzo o anche una fetta di pane tostato. Ah, perfetto, perfetto. Quindi spero vi siano piaciute. A noi ci sono tantissimo, piaciute, ma a noi ci piace sempre tutto. Beh, perché noi ce le scegliamo le ricette. Sì, vero. Ellie, cosa prepariamo? Anche in base ai nostri prepariamo gusti. Perché infatti tu mi dicevi che queste le prepari molto spesso a casa, esatto, tua. Esatto, soprattutto sono consigli che do anche ai miei pazienti proprio per inserire il legume, dato che a non tutti piace, sì, o molte volte stanca sotto forma di zuppa. Esatto. Quindi in questo modo riusciamo comunque a dare un tocco in più, un gusto in più. Poi ancora non è inverno, quindi ancora aggrappiamoci a uno sprizzo d'estate con queste insalate. E poi siamo appena tornati al lavoro e quindi poco tempo, ecco, e tanti, sì, impegni. Iniziamo con gradi. La cosa più veloce, cerchiamo di farla anche in cucina. Allora ragazzi, come al solito le nostre insalate sono pronte, spero vi siano piaciute, sono sicura che le preparerete prestissimo. Noi vi diamo come al solito un grosso bacione da entrambe. Esatto. E ci vediamo al prossimo video. Al prossimo video. Yes! Sì. Erano veramente buone, sai? Delicate. Quale ti è piaciuta di più? Ah, anche a me, questa volta andiamo d'accordo. Sì, i ceci, ma questa io la preparo tantissimo a casa. E poi vabbè, i ceci io le do. Mangiare i ceci dalla mattina alla sera. Quindi mettiamo tutto a posto, arrivederci.